Ciao Mario, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ci hai provato per due volte prima di andare a segno, prima con una rovesciata, poi con un fendente e poi sei andato a segno. Sai benissimo che qui abbiamo lo storico a fianco, sei il primo giocatore del Lecce ad aver segnato l'Alessandria nella storia del calcio. Questa mi fa piacere, mi fa. Sei stato uno dei migliori assieme a Cosenza. Questo pareggio è meritato? Ma sì, sicuramente, anzi secondo me... È giusto oltre che meritato? Secondo me meritavamo qualcosa in più, perché comunque abbiamo creato più di loro. Loro, oltre la situazione del gol, non ricordo altre situazioni dove ci hanno impensierito parecchio. Noi comunque siamo arrivati parecchie volte lì al limite dell'area con qualche cross, qualche tiro anche da fuori, quindi secondo me abbiamo creato più noi. Al di là di tutto, no? Quando si affrontano, Mario, due squadre così forti, andare in svantaggio con un via del mare così gremito poteva essere anche controproducente, invece siete stati bravi poi, tranne i primi minuti dopo il gol che avete un po' subito, poi a recuperare, no? Anche dal punto di vista mentale. Sì, sì, c'è stato qualche minuto dopo il gol che comunque anche, è anche normale che ci devi un attimo rimettere a posto, però siamo stati bravi proprio in questo, a rimanere compatti e poi riprendere a fare quello che comunque abbiamo fatto i primi minuti. Invece in vista del ritorno, no? Sarà un incontro diverso probabilmente anche dal punto di vista di come verrà interpretato, no? Ah, questo non lo so, sicuramente loro giocheranno in casa, faranno non so che tipo di partita faranno, però noi dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, di quello che abbiamo fatto di buono questa sera e andare lì e giocarci la partita. Certo, cioè, nel senso dobbiamo vincere per poter passare il turno, questo è scontato, quindi faremo la partita per passare il turno. Mario, senti, loro sono molto forti fisicamente, no? Hanno un impatto fisico molto evidente sulla gara, però questo non potrebbe avvantaggiarci nella gara di ritorno con la nostra rapidità, diciamo, cercare di fargli male ancora di più rispetto ad oggi? Ma diciamo che loro cercheranno di sfruttare le loro armi, che sono una squadra fisicamente strutturata, e noi le nostre, quindi giocheremo come sappiamo e magari le nostre caratteristiche possono metterle in difficoltà. Una partita praticamente a risultato secco mi può riservare ad una squadra come il Lecce che si muove ma che poi concretizza poco e quando invece ha le occasioni per farne molti gol, quindi che cosa cambia? Ma dobbiamo cercare di concretizzare di più, dobbiamo essere più... Perché altrimenti non vale niente giocare bene. Oggi abbiamo fatto mezz'ora abbastanza interessante nel primo tempo, loro poi con due tiri, un tiro e mezzo fanno gol, cioè vuol dire... Beh, io però preferisco creare molto e prima o poi il gol arriva, magari loro sì, hanno fatto un tiro, un gol, potevano anche non farlo il gol, cioè nel senso è meglio creare di più, ci sono più occasioni, quindi sono contento di quello che abbiamo creato e magari in altre occasioni che concretizziamo di più. Visto ha detto che vi ha riservato un po' di tempo per fare un altro gol speriamo di continuare. Ma hai giocato già nel campo dell'Alessandria? Sì, sì. Che atmosfera secondo te troveremo? Ma è un campo abbastanza compatto, sono la curva, la tribuna, tutto molto vicino al campo, quindi anche se sicuramente non sono come i tifosi nostri, però stando attaccati magari si possono far sentire. Non è che 4.000-5.000 spettatori? No, non credo che possa andare. Ma neppure, 3.000 sono quelli. Sì.